iniziativa di Fano Jazz by the Sea innanzitutto nasce 5 anni fa, nasce da una collaborazione con la riserva statale del Furlo e il comune d'Acqualagna, nelle persone del sindaco Pierotti, Andrea Pierotti, e con Bartoli, che è la dirigente della Gola del Furlo. Il festival Fano Jazz by the Sea ha questa vocazione in realtà di andare nel territorio. Già lo facciamo, l'abbiamo fatto con altre iniziative come Jazz in Provincia, che sono questi itinerari nei teatri storici, e oltre ai teatri storici volevamo valorizzare dei percorsi e dei luoghi che fossero eccellenti. Questo è un luogo eccellente, è un luogo meraviglioso, è il luogo dove pensavamo di poter fare un concerto conclusivo del festival, che potesse concludersi proprio in questa golena, e 5 anni fa appunto abbiamo iniziato questa avventura. Qui sono passati artisti internazionali come la cantante Dobet Nyaoré, una delle più grandi cantanti africane, un altro artista africano è Ali Keita, grandissimo artista che ha un suo mondo musicale tutto basato sul suono del balafon. Abbiamo avuto un grandissimo bassista come Victor Bailey, che è un bassista che ricordiamo ha delle frequentazioni con i Weather Report. Lo scorso anno invece ci siamo spostati sul funk e abbiamo avuto i Funkoff, una band di 20 ragazzi italiani, fantastica, che hanno animato proprio una serata facendo anche un percorso in mezzo agli alberi e animando un po' tutta la serata. E quest'anno avremo una band sempre sull'onda del funk, una band americana, si tratta di Fred Wesley. Fred Wesley è ricordo l'arrangiatore, l'esecutore, un compagno di viaggio, uno dei importanti compagni di viaggio di James Brown. E James Brown, parlando di lui, diceva appunto, quando lo presentava: se volete sapere cos'è l'amore, se volete sapere cos'è la felicità, ebbene ascoltate il suono del trombone di Fred Wesley, ecco, per dire quanta intensità c'è in questa musica che ascolteremo questa sera.